fumava moltissimo, aveva sempre in mano due sigarette, una quella che stava fumando e l'altra già accesa, pronta per essere presa subito dopo. Mi ricordo che ogni tanto cercava disperatamente una sigaretta e una volta viene da me e dice: dammi una sigaretta. Dico: Beppo, non fumo. Io ho avuto senza accorgermi, gli ho detto: non ho questo vizio. E lui mi ha risposto: se fosse un vizio l'avresti anche tu. Fumava molto, beveva molto, era molto bello stare insieme con Beppo, insomma. Anche nel vestire, per esempio, io non ho mai visto tremare o sentir caldo, cioè le classiche manifestazioni del disagio del corpo con l'ambiente. Era indifferente all'ambiente, ha una resistenza e un corpo come se fosse protetto, autoprotetto, nonostante per esempio d'inverno andasse in giro con le superga di tela. Allora, quando i professori erano in doppio petto piuttosto che col vestito grigio, la giacca blu, eccetera, lui era piuttosto anomalo, però possedeva una giacca blu per le grandi occasioni. Si potrebbe dire trasandato, tanto per, credo che una parola, trasandato, cioè non se ne curava affatto. Una volta è tornato da Parigi con uno zaino che oggi sarebbe un po' ridicolo, ma erano quelli che avevano il basto in alluminio su cui ci stavano grossi carichi. Mi chiama e dice: tu che ti occupi di queste cose, hai visto bellissimo questo zaino? Dice: perché guarda, è meraviglioso, ad esempio te lo possono buttare da un aereo senza problemi. Dicevo: beh, no, faccio fatica a pensare a una situazione in cui debbano buttarmi lo zaino dall'aereo. Ecco, ma questo riflette un po' il suo... Era sempre un curioso della natura. Assolutamente. Lui era, oltre a essere, diciamo, più che un escursionista, un alpinista, se vogliamo, non ha mai fatto ascensioni, ma aveva la stoffa e il gusto dell'alpinista e lo ha rivolto verso la speleologia, quindi faceva l'alpinismo verso il basso, in profondità, e così ha avuto una serie di avventure, alcune, molte, la maggior parte, a lieto fine, più la famosa tragedia della Pièce Saint-Martin, in cui lui si è trovato in fondo a una verticale di credo un poco più di 300 metri ad assistere la morte di Lubens. Questa famiglia, che era originaria non di Fossombrone ma del suo contado, e si era trasferita a Fossombrone, stavano bene, avevano molti poderi, molte possessioni, eccetera. E infatti la mamma di Giuseppe, Etra Grossi, nasce qui, in questa casa, dove 20 anni dopo partorisce il nostro giovane. Occhialini era un borghese italiano colto, come ci sono stati a cavallo della Prima Guerra Mondiale. Quindi siamo di fronte a delle famiglie che appartengono alla grande tradizione risorgimentale, quindi repubblicana, radicale, significava essere di sinistra eversiva, insomma, e naturalmente massone come allora, anticlericale, perché gli anticlericali allora avevano un grosso ruolo. Era legato a
numerosi colleghi italiani o italoamericani che avevano subito le conseguenze del maccartismo e naturalmente lui era identificato come quel gruppo di persone. Era un progressista sicuramente, non era un conservatore politicamente parlando. Una cosa che noi spesso ricordiamo sono state le sue reazioni quando è cominciata tutta la crisi del 68, le prime occupazioni, la contestazione. Beh, dopo gli studenti, quando ci furono le occupazioni, lui una volta si è fatto chiudere dentro e poi ha concionato per due notti di fila a tutti gli occupanti. All'interno, diciamo, del dipartimento occupato lui era chiuso nella sua stanza con una scatola di biscotti che voleva resistere e non voleva uscire. Ha occupato l'occupazione. Ha occupato l'occupazione, insomma. E dialogava, nel senso che faceva delle domande a cui era difficile rispondere. E di solito seguiva una logica molto forte e personale e aveva la capacità di mettere in difficoltà qualunque interlocutore. Non parlava molto, parlava abbastanza poco, ma quando parlava era fulminante e preciso. Dopotutto abbiamo tutti incontrato delle persone in treno che ci conoscevano, non ci conoscevano affatto e ci hanno raccontato delle cose intime della loro vita. Certo che il linguaggio tra me e lui è stato cifrato, perché parlavamo come due specialisti, due giovani di 30 anni, bene, di qualche cosa che avevano conosciuto. Lì c'erano i ricordi della mia adolescenza e della mia prima giovinezza e perciò riconoscevo completamente la situazione.